video che non l'avete richiesto in tanti. Di più, avete richiesto questo video in tantissimi. E visto che io sono un bravo youtuber che mi accontenta sempre, potete confermarmi qua sotto, andiamo a fare il video da voi tanto richiesto. Il video dei voti personali alle maglie di Serie A 2023-2024. Prima, seconda e terza maglia, che sia per caso, che sia per trasferta. E vi ricordo che il voto alle maglie comprende un voto unico, ovvero voto per prima maglia, seconda maglia, terza maglia. Li mettiamo tutti insieme, i tre voti ci ho messo tanto per fare questo e poi facciamo la media e ne faccio uscire il risultato finale. Cominciamo perché sennò qua si fa tardi e il video dura un'eternità. Allora, partiamo da quello a cui ho dato il voto più alto. Il voto più alto, e adesso capirete quanto sono stato taccagno di voti. Inter 8 e mezzo. Comunque devo dire che Paramount non si smentisce mai. Ha sempre quella creatività, quella voglia di innovare, quella voglia di mettere in campo delle cose nuove. Lo sponsor dell'Inter fa veramente delle maglie al bacio. Al bacio. Quindi gli do un bell'8 e mezzo, del voto più alto che è stato. Tra prima, seconda e terza maglia mi piacciono entrambe. Quindi vi dico un bel 8 e mezzo. Questo è il secondo voto più alto che ho dato. Napoli, 7 e mezzo. Allora, c'è da dire che le maglie del Napoli quest'anno sono stupende. E lo ammetto. Lo ammetto. È vero, sono stupende. Però, secondo me, sono belle, eh. Sono belle, non hanno dei difetti. Però mi sento comunque di dare un voto in meno dell'Inter, perché comunque quelle dell'Inter le vedo leggermente superiori. Però quelle del Napoli sono comunque stupende. Napoli 7,5. Milan. Gli ho dato un bel 7. Anche il Milan ha fatto delle maglie apprezzabili, delle maglie accettabili, non sono brutte. Non sono né brutte né belle, non mi fanno impazzire, quindi gli faccio un voto nella media, 7. Torino, 7. Una cosa c'è da dirla, signori, il colore granata non si smentisce mai. È niente da fa, il colore granata è da sempre con la voglia di innovare, con la voglia di vedere qualcosa di nuovo, è sempre bello. 7. Juve, 6. La maglia della Juve, le maglie, le nuove maglie della Juve danno quella sensazione di voler intenerire. Comunque la Juve viene da una stagione difficile, doveva fare una cosa di questa, però sinceramente fanno schifo. Cioè, è un mio parere personale, oh. Io vi dico la verità, a mio parere non mi piacciono. L'ho detto. Roma, 5. Pesante, grave sufficienza per la Roma, perché comunque le maglie con tutte quelle cose scritte sopra, con tutte quelle troppe cose, hanno fatto troppo abbondante. Ecco, a me non piace, a me non piace, a me piacciono le cose semplici e la Roma a mio parere non ha fatto una cosa semplice. Non mi piacciono le maglie della Roma. Romanisti, se avete il diritto di farlo, insultatemi, però a me le maglie della Roma non piacciono. Roma 5, Lazio 4 e mezzo. Le maglie della Lazio riportano al festeggiamento del 50° anno in cui la Lazio ha ottenuto il primo scudetto, ma sinceramente l'hanno fatto un pochino troppo antica, hanno un pochino troppo esagerato con l'antichità. Cioè, comunque deve ricordare un evento importante, però l'hanno fatto veramente in modo retrogrado. Quindi vi dico 4 e mezzo. Scendiamo ancora di più. Fiorentina 4. Allora, perché sinceramente hanno fatto delle maglie veramente con tutti quei quadratini addosso, con tutti quei
con tutta quella, come dire, non mi viene il termine, però sinceramente a me le maglie della Viola non mi piacciono proprio. Cioè, non mi dicono nulla, appena le vedo non mi dicono nulla, mi danno quell'effetto di semplicità che a me le maglie piacciono semplici, però in questo caso questo effetto di semplicità che mi dà la maglia della Viola non mi piace proprio. Quanto. Vi trovate un bel voto finalmente. Atalanta 7 più. Mi tolgo il cappello perché le maglie dell'Atalanta quest'anno sono veramente incredibile, sono un qualcosa di stupendo, un qualcosa di incredibile. Tanta roba. Quest'anno si sono impegnati anche quelli dell'Atalanta. Bologna 5 e mezzo. Cioè, non mi fanno impazzire le maglie del Bologna perché ogni anno il Bologna fa sempre le stesse maglie, cioè cambia qualcosina, però il modo di fare le maglie è sempre lo stesso, dico sempre lo stesso. Non mi piace questa troppa previsione ogni anno. 5 e mezzo. Cagliari 6 meno. Prima e seconda maglia del Cagliari fanno schifo, sembrano dei pigiami oppure delle camicie che tu usi per andare a dormire. Prima e seconda maglia del Cagliari non mi piacciono. Perché gli ho dato 6 meno allora? Perché la terza maglia è stupenda. È stupenda, che volete da me? Prima e seconda maglia del Cagliari non mi piacciono, ma la terza maglia mi fa impazzire. Quindi vi dico 6 meno. Così così. Empoli 7 e mezzo. Comunque il blu dell'Empoli e i colori dell'Empoli non si smentiscono mai, perché veramente anche quest'anno le maglie veramente molto molto ma molto ma molto ma molto belle. Un applauso all'Empoli. Ah, e comunque vi ricordo che il voto è sempre una media tra prima, seconda e terza maglia. Frosinone 6. Così e così, sinceramente, delle maglie che quando le vedi non me fa né caldo e né freddo. Quindi gli do una sufficienza piena. Maglie discrete 6. Lecce 8. Che belle maglie che hanno fatto quelli del Lecce. A me piacciono perché ne hanno tutti quegli effetti belli di vedere il colore del sud, il colore del giallo. Veramente. Applausi. Allora, ultime 6 squadre. E comunque il video non è neanche durato tanto. Genoa 7 e mezzo. Veramente incredibile. Io mi levo le cuffie dalla bellezza della maglia del Genoa. Dalla bellezza delle maglie del Genoa, veramente tutte belle, belle proprio. L'hanno fatta con quella raffinatezza e con quella delicatezza che a me fa impazzire proprio. Quindi vi dico 7 e mezzo. Monza 5 e mezzo. Sembrano uguali all'anno scorso. E a me, sinceramente, quando vedo una maglia la troppa classicità non mi piace. Quindi vi dico 5 e mezzo. Salernitana 7 meno, sinceramente con la prima maglia e con la terza maglia sono andati top, a bomba. Seconda maglia non mi piace, quindi facendo una media facciamo un 7 per le prima e terza maglia, visto che la seconda maglia non mi piace, 7 meno. Sassuolo 5, allora le maglie del Sassuolo sono come quelle del Bologna. Ogni anno sempre la stessa storia, sempre la stessa classicità, sempre la stessa previsione. Quindi anche qui, come il Bologna, solo qui mezzo voto in meno, 5. Udinese e Verona, stavolta facciamo più veloce perché ho dato gli stessi voti a tutte e due. Udinese 7. Udinese 7 perché belle, 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 veramente mi piacciono le maglie dell'Udinese. Sono fatte tutte a strisce, a me esiste una maglia, piacciono anche. Stessa cosa per il Verona, si sono veramente impegnati, complimenti a loro. Comunque,
10 minuti di video e vabbè, questi sono i miei voti alle 60 maglie delle 20 squadre di Serie A, 3 maglie per ogni squadra, voto era una media fra le 3 maglie. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti, sempre con la modalità che ho usato io i voti. Lasciate like, commenti, iscrizione, condivisione e campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!